Buongiorno ragazzi, come previsto l'esposto, questa specie di esposto che hanno fatto, io ho letto in maniera accurata, attenta, è scritto comunque in forma equivoca e questo già ti fa pensare e non ci sono delle affermazioni di responsabilità in quello che hanno scritto questi legali tifosi juventini. Ma ci sono solo ed esclusivamente delle richieste di approfondimenti, quindi alla fine bisogna capire bene qual è la finalità di questa, diciamo, richiesta di approfondimenti che hanno fatto questi legali tifosi della Juventus. Ora io ti dico una cosa, cioè sapevamo che all'Inter non sono pazzi, in questo canale abbiamo sempre detto da mesi, mesi e mesi che l'Inter, nonostante una situazione disastrata, si è sempre mossa nella totale legalità e ci sono le prove di quello che sto dicendo, però siamo arrivati a un punto di non ritorno. Perché? Perché questi sono campanelli di allarme importanti. Cosa intendo? Perché già 4-5 mesi fa non solo un presidente, ma i presidenti, molti presidenti di Serie A che ancora si trovano ad investire nel calcio non ci stanno più a vedere un Inter che fa debito, paga debito. Ecco qua, questo è un esempio per esempio di commisso che, sapete, io abitando a Firenze ho tante amicizie, in contesto Viola, e commisso è uno che vorrebbe investire, che vorrebbe fare lo stadio nuovo, ma lo stadio fa parte a Firenze delle belle arti, gli stanno mettendo i bastoni tra le ruote, ma il commisso ha costruito Viola Park, che è una roba eccezionale. Viola Park è una roba fantastica. Il commisso dice che ci ritroviamo a competere con club indebitati fino al collo che agiscono come se nulla fosse. C'è chi fa aumenti di capitale, ma ha ancora esposizioni debitorie notevoli. Da anni chiediamo applicazioni delle regole, ma non è cambiato nulla. Quindi è già in atto una protesta da mesi e mesi. Noi abbiamo più di mezzi presidenti di Serie A che ce l'hanno addosso proprio perché non sopportano vedere fare debito, paga debito e poi parliamoci chiaro, ragazzi. Quando poi vinci e stupisci anche sul campo dal lato del gioco, diventi ancora più antipatico ed è quando ti danno ancora più addosso. A parte questo esposto che fa ridere, ma io perché ho ripreso questo esposto? Perché questo esposto deve servire soprattutto a chi difende ancora ad oggi ad oltranza Zhang e lo fa solo per interessi, deve servire a loro soprattutto per far capire che la situazione con questo presidente è diventata insostenibile ormai da troppo tempo. E prima che accada qualcosa di veramente pesante, bisogna rovesciare tutto, bisogna cambiare tutto, dalla proprietà, bisogna ricominciare a mettere i soldi dentro, non si può più andare avanti con debito paga debito, perché oggi un avvocato che parla a nostro favore, ovvero sia il signor Roberto Feltra che ha preso questo esposto, per dire dove vogliono andare questi qui con questo esposto, però ti dice una cosa importante, attenzione. L'avvocato Roberto Feltra ha risposto ad una domanda relativa alla questione dell'esposto presentato dal gruppo Identità Bianconera. La regina El Siena, perché loro hanno fatto questo esempio parallelo, la regina El Siena non erano in grado di pagare un debito scaduto. Quindi la Covisoc ha detto che non poteva esserci la partecipazione al campionato. L'Inter, al di là di tutti i problemi economici, del prestito, della posizione debitoria molto esposta e nasce nello stato patrimoniale e non nel conto economico. Sono cose reali, ma che non incidono nella sussistenza dei debiti. Nel caso sarebbe dovuta essere la Covisoc a bloccare l'iscrizione al campionato, ed è vero, infatti, cioè, se non hanno bloccato l'iscrizione vuol dire che c'erano tutti i parametri per poter partecipare al campionato. Quindi di cosa state ragionando? Questa cosa quindi oggi non può essere sollevata, quindi no, non c'è nessun problema, dice l'avvocato, ma potrebbe essere un problema per la prossima stagione, ma ad oggi l'esposto non regge. Potrebbe essere l'iscrizione al campionato un problema per la prossima stagione. Attenzione, perché
Cioè, non date retta agli struzzi che mettono in capo sotto la terra solo per interessi. La difesa ad oltranza di Zhang, io parlo di tutti i tifosi dell'Inter, ad oggi crea problemi. Perché la situazione con questa proprietà è diventata insostenibile. È inutile che mi facciate dei ricatti morali. Perché io vengo ricattato moralmente. Se mi fate dei ricatti morali, non parlo a voi ragazzi, a una parte di persone che mi scrivono in privato, mi hanno scritto in privato, a me se mi ricattate moralmente, è quando vado ancora più avanti, non ho problemi, perché io non ho interessi economici a differenza vostra su YouTube. Non devo difendere quello perché difendendo quello ho un vantaggio con quell'altro. Non ho interessi, non sono acquisibile, non sono acquistabile. Non sono, capito? A me non mi compri. Poi può piacere, ve lo è Dio, non può piacere, indipendentemente da quando parlo di calcio, perché ormai in questo canale si parlava quasi solo ed esclusivamente di calcio, ma senza una proprietà seria, senza investimenti, non puoi più parlare di Inter, non puoi parlare di calcio, perché alla fine ti fanno crollare, non ti permettono più di fare debito, paga debito. Ci sono già i primi campanelli di allarme, me l'avrei sentito dire tante volte. Bisogna uscire subito da questa situazione. E chi difende Zhang ad oltranza ad oggi fa solo il male dell'Inter, ma lo fa per i suoi sporchi comodi. Perché non esiste difendere una situazione del genere. Poi ha fatto delle cose buone, ha fatto delle cose buone. Oggi non è più sostenibile all'Inter questa proprietà. Per quello riguarda poi i bilanci di Grant Tower, che la continuità aziendale dell'Inter è garantita da un prestito che i soldi sono in Grant Tower. I bilanci non sono pubblici in Lussemburgo. La legge del Lussemburgo permette di non pubblicare i bilanci. È un'altra cosa che è a norma di legge, te lo ripeto per la 47esima volta a te che mi hai scritto in privato e mi hai chiesto questo. Giuse, però devi dire la verità. Io te la dico la verità. Grant Tower può non pubblicare i bilanci. Se poi la FIGC, ti fa un esempio, l'UEFA, non c'entra nulla, va da Grant Tower, gli dice ci devi far vedere i bilanci, quello è un altro discorso, ma è comunque un castello di scatole cinesi, controllanti, pegni, dove girano solo debiti e non girano soldi e investimenti, e ormai lo sappiamo tutti, quindi anche voi che difendete ad oltranza Zhang, se volete bene all'Inter, fatela alla finita, perché poi chi ci ha messo il carico da 90, chi è che fa uscire fuori questi esposti? Il giornale di Pechino che dice Zhang ricompra l'Inter, ma cosa ricompra Zhang? Parlo al giornale di Pechino, ma cosa cazzo scrivete? Zhang ricompra l'Inter, Zhang ha dato l'ok, ma cosa dite? Scatenate solo guerre verso i nostri perché lo dite in maniera arrogante. Zhang ricompra l'Inter, ma cosa deve comprare Zhang? Vi siete accorti quel giornale cosa sta facendo? Millanta situazioni che non esistono, come quando scrissero 8 mesi fa che Zhang aveva buttava dentro 120 milioni per ricapitalizzare. Ma siamo alla follia, siamo alla follia. Questo esposto ci fa ridere da un lato, ma te lo ripeto, attenzione, ci deve far aprire gli occhi da un altro, perché senza soldi e con solo i debiti, se il sistema te lo permette e te sei a norma di legge, ti fanno crollare in un'altra maniera. Attenzione, problemi per iscrizione al prossimo campionato nelle condizioni in cui sei ora. E non lo dico io, l'ha detto un avvocato e ci ha difeso. Ciao Inter.